Scegliere per i propri figli l'istruzione parentale può essere molto più semplice ed appagante di quanto si possa immaginare. Lo chiediamo a Beatrice Udali, che è una mamma, che ci racconta la sua esperienza. Iscriviti al mio canale YouTube per rimanere aggiornata su altri contenuti come questo. Innanzitutto, Beatrice, come si fa a mettere in atto questa scelta? Bisogna presentare dei documenti, a chi e da chi si possono avere delle informazioni? In realtà bisogna presentare solo una dichiarazione alla scuola di riferimento, dove è un'autocertificazione, dove si dichiara di avere competenze e risorse economiche per poter gestire l'educazione dei propri figli. Siccome la Costituzione italiana prevede che non sia l'andare a scuola obbligatorio, ma l'istruzione, e sancisce proprio la possibilità per ogni famiglia di gestire liberamente l'istruzione dei propri figli, che sia in una scuola statale, che sia con un tutor privato, che sia personalmente dei genitori, la dichiarazione da consegnare proprio alla scuola è semplicemente questa, dove si mette il nome e il cognome e si dichiara che per l'anno scolastico bla 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 sarà la famiglia a gestire l'istruzione dei propri figli. Esiste un sito di riferimento che è quello della Erika Di Martino, lo cito perché secondo me è veramente una fonte di ispirazione sia per quanto riguarda la didattica ma anche per quanto riguarda tutte queste questioni burocratiche, che sono molto semplici in realtà. E sul suo sito c'è la modulistica da presentare, dove viene citato anche l'articolo della Costituzione italiana. Ultimamente i dirigenti sono un po' più ferrati sull'argomento, però tempo fa quasi nessuno sapeva di questa possibilità di homeschooling e di dichiarazione appunto di educazione parentale. E ogni anno va consegnata la richiesta a gennaio dell'anno in corso per l'anno successivo, e insieme anche alla richiesta per fare gli esami di idoneità al passaggio alla classe successiva. Ecco. Allora, adesso ti faccio una serie di domande che sono, secondo me, i dubbi che hanno le persone che non sono informate su questo argomento. Prima di tutto, magari molti credono che fare homeschooling, scuola istruzione parentale, significhi prendere il programma delle scuole e seguirlo pari pari. Invece non è proprio così, anche perché uno degli obiettivi principali di chi fa questa scelta è quello di assecondare i talenti dei propri figli, no? Quindi di far fare loro un percorso che li appassioni, che sia più vicino a quelle che sono le loro esigenze personali, quindi una cosa individualizzata. Sì, assolutamente. La grande libertà che dà un percorso di educazione parentale, perché poi dobbiamo un attimo distinguere questa cosa, l'educazione parentale è la scatola grande. All'interno dell'educazione parentale esiste la homeschooling e poi esistono tutte queste realtà di educazione alternativa o di educazione naturale, all'interno delle quali ci sono appunto delle famiglie che si occupano dell'educazione dei figli. Rispetto a quello che stai dicendo te, sì, effettivamente si può cogliere la struttura di base di un programma ministeriale per quanto riguarda le competenze, magari se un genitore non ha particolari competenze pedagogiche o anche non si è mai avvicinato appunto all'educazione parentale, può essere molto utile seguire il programma ministeriale, soprattutto se si decide anche di andare in una scuola statale ad affrontare l'esame di idoneità a fine anno. Ma in realtà quello che succede è che proprio un percorso di crescita sia per i bambini che per i genitori, perché ci si rende conto che il programma ministeriale viene svolto molto più velocemente a casa che non nella scuola, e tutte le competenze che vengono richieste da quel programma ministeriale vengono davvero acquisite in pochissimo tempo, perché c'è la libertà della metodologia di apprendimento, c'è la libertà di seguire i propri ritmi, le proprie inclinazioni. Io ad esempio ho mia figlia, la più piccola, io ho tre figlie e tutte e tre hanno sperimentato homeschooling e educazione alternativa in varie scuole, in vari progetti, con me coinvolta anche in prima persona, e però adesso la grande frequenta una scuola a Milano, la seconda è rientrata nel liceo tradizionale, mentre invece la più piccola di 12 anni prosegue il suo percorso di homeschooling. Con lei mi sono proprio resa conto che più lasciavamo spazio entrambe l'una all'altra a
al ritmo, alle proprie passioni, alla curiosità di sperimentare anche liberamente, più c'era un apprendimento davvero libero dall'imparare a memoria, dal dover per forza sapere qualcosa, dall'ansia di prestazione, eccetera. Per esempio, Beatrice, un bambino mostra di avere una particolare passione per la natura. Questo può far parte, no, del suo percorso di istruzione parentale con qualche progetto di esperienza particolare pensata dal genitore o dalla persona che ha scelto il genitore per fare questo percorso di istruzione. E questo lavoro, questo studio, questa attività del bambino può diventare anche l'oggetto in parte dell'esame di idoneità, è così, no? Assolutamente sì, in scuole che accolgono la proposta delle famiglie homeschooler o di educazione parentale. Nelle scuole statali diventa un po' più complesso, perché nelle scuole statali tradizionali, diciamo, quello che viene richiesto è più quello che viene offerto è la valutazione delle competenze acquisite attraverso gli strumenti tradizionali, per cui la verifica, l'interrogazione, il compito di matematica, mentre nelle scuole che sono un po' più aperte al programma personalizzato, quella è proprio la base dell'incontro con il bambino che va ad affrontare l'esame di idoneità. Infatti porto l'esempio di mia figlia che quest'anno fa l'esame alla Novalis, la scuola di Brescia, che è una scuola meravigliosa dove davvero vengono valorizzati i talenti, viene valorizzata l'unicità dei ragazzi e dei bambini, e lei ha scritto questa tesina sulla sua esperienza di vita. E anche a me ha sorpreso, perché è una tesina veramente molto profonda, dove lei parla di sé, delle sue trasformazioni, le collega anche alle sue passioni. E di didattico apparentemente non c'è niente, cioè lei non ha parlato della Corea, ad esempio, che è una sua passione, in termini di quanti laghi ci sono, confina nord, sud, ovest, est, ma ha parlato del suo cuore collegato a quell'argomento, e questo secondo me è una ricchezza. Si parte da lì, insomma, no? Perché poi è dalla passione che si può andare verso la conoscenza, non il contrario. Questo è un bellissimo esempio quello che ci hai portato. Una preoccupazione che possono, due preoccupazioni che possono avere i genitori che magari si accostano all'istruzione parentale in questo momento, che stanno cercando di avere informazioni, è quella di innanzitutto doversi occupare in toto dell'istruzione dei propri figli. In realtà ovunque ci sono famiglie che fanno questo tipo di scelta, per cui si può cercare di entrare in una rete dove ci si aiuta a vicenda, dove ognuno mette a disposizione le proprie competenze, comunque si può decidere di fare delle attività insieme ad altri bambini. Questo è direttamente collegato all'altro dubbio che molti hanno, e cioè che il bambino non impari a socializzare, no? Facendo un'istruzione parentale, mentre invece nella scuola pubblica o comunque diciamo in quella tradizionale è tutti i giorni a contatto con altri bambini della sua età. Quindi magari le due preoccupazioni possono essere queste qui, no? Che appunto bisogna fare tutto da soli, e l'altra è che stando da soli però si diventa degli asociali. Sì, partiamo da questo punto. Questo era un dubbio che avevo anche io all'inizio. Ed è stata una preoccupazione per un po' di tempo. Quello che mi ha dato come dire, il risvolto positivo è stato riflettere su che tipo di socializzazione c'è nella scuola tradizionale. In realtà è una socializzazione veicolata da tempi di altri, veicolata da prestazioni e improntata un po' sulla competizione. Oddio, adesso sto estremizzando, perché in effetti molte scuole adesso stanno trasformando le loro modalità anche relazionali, no, tra alunni ed insegnanti, però di base c'è un po' quello che, perché la scuola tradizionale davvero è improntata sulla struttura di un'azienda quasi, no? Delle vecchie fabbriche con la campanella, con stiamo seduti. Quello che posso dire rispetto alla nostra esperienza è che mia figlia più piccola ha avuto la possibilità di entrare in contatto con le sue paure più profonde, magari dovute anche un po' alla mancanza del confronto con gli altri, ma questo le ha permesso di crearsi uno spazio sicuro e di poi gestire le relazioni che ha avuto dopo con i pari con una giusta distanza.
è vero che passa parecchio tempo da sola, poi vabbè, ha delle sorelle, quindi è un po' relativa questa cosa, però è vero che trascorre del tempo da sola, ma questo le dà davvero la possibilità di creare il suo spazio sicuro. Sicuramente c'è una rete fittissima in Italia, soprattutto in Lombardia, ma e questo grazie davvero al lavoro di Erika Di Martino, che è una donna molto in gamba, che ha davvero creato e nutrito questa rete, connettendo le famiglie che desideravano fare questa esperienza. Attraverso questa rete si possono fare degli incontri, anche i ragazzi stessi possono mettersi in connessione per fasce di età. Io credo che la descolarizzazione, un processo di homeschooling, preveda anche mettersi nell'ottica del qui e ora. Quindi sì, avere magari degli obiettivi, però non accelerare, non spingere troppo, quindi anche ritararsi continuamente sulla giornata, sull'umore del momento, e perché del resto la vita è fatta così. Noi abbiamo un po' programmato la nostra mente su degli standard che non sono così naturali, no? E quindi attraverso il homeschooling noi ci siamo tanto riappropriate di questo ritmo naturale. E l'altra domanda che mi hai fatto non me la ricordo più. Un po' hai già risposto, il fatto di dover pensare a tutto da soli, no, come famiglia, invece certo. Si può appuntare a dei tutor, a degli altri insegnanti, a delle figure particolari che si sono scelte, anche di altre famiglie. Sì, poi diventa davvero un lavoro di ricerca in base però a curiosità reali e alla predisposizione sia dei genitori che dei bimbi, che è proprio un viaggio... È un viaggio condiviso. Prendo spunto dalla bellissima colonna antica che vedo alle tue spalle. Mi dicevi che sei ad Assisi, non so se riesci a farci vedere un attimino quello che hai alle tue spalle. No? Sei in viaggio ad Assisi in questo momento, ci siamo sentite giorni fa, eri ad Aosta, qualche anno fa vivevi a Cremona. Questa tua scelta permette a te e alle tue figlie anche di avere una vita diversa, no? Sarebbe molto più stressante, secondo me, per un bambino che frequenta una scuola tradizionale doverne lasciare una per iscriversi in un'altra. Invece la scuola parentale asseconda un po', no? Anche queste esigenze di vita, questa... per esempio tua scelta di viaggiare, di spostarti. Quindi questo è un aspetto molto bello. Sono tanti gli aspetti che rendono questa scelta affascinante e tu trasmetti felicità quando parli della tua esperienza. Ciò non significa che sia una scelta facile, in realtà è molto impegnativa. Quindi se la si fa, bisogna farla seriamente, credendoci. Poi secondo me, come tu testimoniavi, le soddisfazioni sono tante, gli obiettivi sono alti, però non bisogna farla a cuor leggera, non bisogna pensare che sia qualcosa che non mette al primo piano l'interesse dei bambini, anzi, assolutamente quello lo è sempre. La loro istruzione e la loro felicità, aggiungerei. E serenità anche, e colgo l'occasione davvero per ringraziare anche tutte le persone che ho incontrato nel nostro cammino, che, alle quali ho chiesto anche aiuto e supporto per dei momenti un po' critici rispetto all'educazione di Maya e ai nostri processi. Sono stati insegnanti, ex insegnanti, educatori, amici, conoscenti che magari mi hanno dato degli stimoli o un supporto anche concreto, no, rispetto a questo percorso, e non da ultimo la mia famiglia, perché adesso ti dice bello viaggiare, ma in realtà io in questo momento sono da sola e le mie figlie sono da mia mamma, quindi non siamo insieme, però però da Cremona a Aosta ti sei trasferita con le figlie, no? Poi qualcuna ha preso la sua strada, però la piccola sicuramente è rimasta con te. Sì, la piccola è la seconda, la grande ha fatto la scelta di andare a Milano, ma perché c'è una scuola particolare lì a Milano, si chiama Artademia, e lei che è una scuola che consiglio di andare a vedere il sito, perché è veramente molto bello, e è una scuola innovativa. Grazie Beatrice Udali per la tua testimonianza. Sarebbe bello sentire anche le tue figlie una volta all'altra, che ci raccontassero questa cosa dal loro punto di vista, per la loro esperienza personale. Glielo chiedi? Sì, glielo chiedo, sicuro. Glielo chiedo, ci organizziamo. Grazie a Beatrice Udali, grazie mille. Grazie a te, ciao.